È un piacere comunque ritrovare Leo Barbieri, un coach che lascia il segno dovunque va, e noi a questo punto approfittiamo, stavo esaminando i numeri, cosa dicono i numeri di questa partita, vinta con merito da Talmassons ma contro un ottimo Soverato. Vabbè, colgo l'occasione che volevo ringraziare il pubblico perché è stato splendido, tutte le persone che sono venute a salutarmi, perciò è qualcosa di molto molto piacevole questo ritorno. Per quanto riguarda la partita, devo dire che sicuramente a Muro abbiamo fatto benissimo, soprattutto il primo e il quarto, dove abbiamo fatto praticamente un primo 6 e l'ultimo 5 muri. Questo è andato bene. Devo dire che il terzo Soverato muro difesa è andato in maniera splendida. Poi loro hanno tenuto, a mio avviso, la battuta costante tutto il match. Questo forse è stato l'unico punto negativo della corazzata Talmasson, qualche errore in battuta di troppo. Sì, soprattutto quando eravamo avanti, non è tanto gli errori in sé, non abbiamo gestito bene la battuta. Secondo me Soverato in questo fondamentale ci è stato nettamente superiore, ha giocato una grande partita, è stata costante. Noi penso che qualcosina in più a Muro in attacco poi ce l'abbiamo messo, questo dicono le percentuali. E comunque una partita con una Lana Silva con Sesao che secondo me è stata un centimetro sopra le altre, o non si deve parlare dei singoli? No, devo dire che noi siamo una squadra così, abbiamo un ottimo gruppo e ogni tanto ci sono delle individualità. Lei è una ragazza di grande temperamento, di grande agonismo e mette sempre veramente tutto in campo, e perciò sono contento per la sua prestazione e comunque penso che i numeri dicano che è una grande prestazione di gruppo. Comunque facciamo i complimenti a Lana perché è un grande gladiatore. Un'ultimissima battuta al tecnico esperto Leo Barbieri: a un certo punto ha guardato in un angolo del campo dove c'era la nuova post del Soverato e l'ha guardata con pensando cosa? No, l'ho vista all'inizio. Devo dire che sicuramente trasformerà questa squadra ulteriormente, perché secondo me questa è un'ottima squadra, gioca un'ottima pallavolo, logico che se deve mettere una posta di valore può diventare una squadra top che può puntare alla vittoria del campionato. E allora concludiamo con un saluto a Leo Barbieri, quello che è stato un inno alla pallavolo, perché sono stati dei momenti veramente esaltanti da parte di tutte e 23 le giocatrici. Concordo, è stata una grande partita, chi è venuto sicuramente si è divertito. Anche nel dispiacere la sconfitta, comunque il Soverato ha giocato a testa alta e combinazione, io qui Riparbelli e Quarchioni che hanno messo appunto molti punti per terra, e quindi si può dire che continua il discorso Soverato, una sconfitta dolorosa ma che non pregiudica nulla. Assolutamente no, penso che siamo un pochino rammaricate per il primo set, siamo entrate secondo me un pochino tese, sai, l'aspettativa comunque della gara, siamo comunque tutte giovani, quindi secondo me è un po' quello. Poi dopo ci siamo riprese, abbiamo giocato una bella partita secondo me e non c'è nulla da rammaricarsi, loro comunque sono una squadra ben formata, hanno diciamo bei nomi dalla loro parte e noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo lottato fino alla fine, quindi diciamo che non è neanche una sconfitta dolorosa, la prendiamo come insegnamento come al solito e pensiamo già alla prossima partita. Il capitano parla con saggezza, Giorgia Quarchioni ha messo dei punti eccezionali per terra, oggi ha giocato anche lei con gli occhi della tigre. Sì, poi contro queste squadre che sono fatte per salire, loro sono comunque fatte per salire in uno, hanno dei nomi molto importanti, allora cerchi di giocarti tutte le carte, insomma. Noi, come ha detto lei, sono d'accordo, il primo set siamo partite un po' timorose, poi però abbiamo espresso secondo me un buon gioco, soprattutto nel terzo set dove l'abbiamo messa comunque molto in difficoltà e sotto, abbiamo tirato a 1000 la battuta e hanno avuto delle difficoltà in ricezione. Dobbiamo continuare così, impariamo e ci ritroveremo in settimana per lavorare su quelle cose che magari sono andate meno e siamo cariche per partire per la prossima partita. Allora io faccio un passo indietro, le giocatrici si uniscono e danno un messaggio importante ai tifosi perché ci vuole, capitano e Quarchioni debbono dire che ci crediamo ancora. Beh, ovviamente sì, ci crediamo ancora e vi aspettiamo la prossima partita in casa. Assolutamente, aspettiamo il vostro tifo, ciao a tutti. Il Talmassons si conferma squadra capolista, vince e se ne va anche grazie al mancino di Laura Grigolo che ha fatto numerosi punti, complimenti, ma è stata una vittoria di squadra, di carattere e di testa.
Grazie, sì, è stata proprio una vittoria di squadra, abbiamo lavorato tutte al servizio della squadra, ci siamo rese disponibili e questa è la forza che ci caratterizza e che ci sta permettendo di comunque fare un buon campionato. Non era facile perché questo palazzetto lo conosco molto bene, ormai sono 7 anni che vengo a giocare qui, quindi conosco bene l'atmosfera, il pubblico, quindi sono 3 punti non importanti di più con una squadra comunque di tutto rispetto che ha giocato comunque bene e ha dei buoni giocatori, quindi siamo davvero orgogliose del lavoro fatto oggi. Punteggio pieno, avete perso solo 2 set, uno col Martignac e uno col Soverato, significa che siete veramente la corazzata inaffondabile? No, adesso credo che sia ancora presto per definirci così, però noi lavoriamo ogni settimana con lo stesso obiettivo, affrontiamo tutto allo stesso modo, non sottovalutiamo nessuno e il lavoro che facciamo in settimana poi lo mettiamo in pratica la domenica cercando sempre di dare il nostro meglio, ecco. Allora, in bocca al lupo al Talmassons, buon rientro in Friuli e complimenti per la prestazione. Grazie, arrivederci.